quando e come nasce l'archivio di Massimo Osti? L'archivio in realtà nasce il primo giorno che mio padre comincia a lavorare, o quasi, nel senso che lui mi ha sempre raccontato che l'ispirazione, in particolare dagli abiti da lavoro e dagli abiti militari, fa proprio parte del suo metodo. Quindi comincia sempre, come dire, cercando qualcosa in archivio. Lui comincia a collezionare questo tipo di abiti da subito. Nei primi anni 70 andava lui con mia mamma, viaggi soprattutto a Londra, al tempo si trovavano molte cose, e portavano a casa valigie. Poi man mano che il lavoro è aumentato, aveva uno o due persone che andavano in giro per il mondo, è arrivato a collezionare. Nel 2000 il picco massimo dell'archivio aveva 35.000 capi, fondamentalmente composto da appunto vintage militare, vintage da lavoro e prototipi e campionari, quindi tutto quello che in realtà facevano con CP Stone Island, uno per andare in archivio e serviva per reference future. Mio padre odiava essere chiamato stilista e non si sentiva tale. È vero, cioè non ha né un background né una formazione. Lui era, gli piaceva definirsi designer di oggetti di abbigliamento in questo caso. Quindi era un lavoro molto pratico, era un lavoro molto industriale di prodotto, e la parte di archivio insomma era essenziale. Tu sai che insomma mio padre è riconosciuto per aver innovato molto dal punto di vista dei materiali. Il problema è la sua angoscia un pochino, la sua sfida era, e lo diceva sempre, io devo tirar fuori della roba nuova ogni 6 mesi. In più avevano Stone Island, CP Company, Bonneville, 6 collezioni, cioè insomma non è facile. Quindi no. In più aveva scoperto che le cose più interessanti gli erano capitate un po' per caso, quindi errori di tintura piuttosto di trattamento che venivano fuori una cosa, quindi ha cercato a partire direi dai primi anni 80 di trovare un metodo, quasi come dire, per creare l'errore in maniera sistematica, okay, o per avere una serie di outcome non aspettati su cui poter poi lavorare. L'altro è andare a cercare cose in altri settori dove gli altri non guardavano. A un certo punto infatti conosce questa azienda che si chiama ITS, in particolare Adriano Caccia era il titolare al tempo, lo prende e lo mette in collezione CP Company. Niente, torna indietro tutti, disastro, cioè un po' li vende perché questo si scoloriva, si stingeva, lui piaceva per quello un po'. Certo, l'effetto rovinato, l'effetto usato. Esatto. E il cliente tornava e diceva che cazzo, l'ho lavato 2 volte, tutto stinto, ma te lo riprendi. Disastro, mio padre si incaponisce, se no non ha capito niente, questo funziona. Probabilmente CP è il contesto sbagliato, facciamo un marchio apposta. E così fa Stone Island. Fa Stone Island per questo tessuto, che si chiama ancora Tela Stella, che è è questa qua. Questa qui in particolare la conoscete, sì, la mantella di Stone della prima collezione, perché lo stesso materiale in un contenitore diverso, quindi con un marchio apposta, e tutta la collezione era fatta di, mi sembra, una decina di capi in 3 colori, è stato un successo pazzesco da subito, e da lì è nata Stone, è partito tutto. In realtà è, come ti ho detto prima, si ispirava molto al militare. Gli capita un libro dove vede questo progetto dei tedeschi di un abbigliamento funzionale da battaglia. Era fondamentalmente una mantella che però era uno sorta di oggetto multifunzionale. Una volta che tu te la toglievi era piena di asole e bottoni e poteva essere combinata e montata per fare altre cose, una tenda, una barella, eccetera. Ovviamente per loro era geniale perché gli permetteva di, come dire, ridurre molto le cose da trasportare, no? Tutto sommato una forma abbastanza insolita anche per un abbigliamento. Guarda, nonostante questo fu un grande successo. L'altra cosa strana è che nonostante Stone fosse assolutamente un brand maschile, questo oggetto andò a ruba soprattutto fra le donne, ed è stato un po' lì che è sempre pensata per gli uomini, ma è sempre stata comprata anche dalle donne. Siamo all'inizio degli anni 70, quindi ci sono le prime, se vogliamo chiamare, controculture, sì, o comunque movimenti, esatto. Ma l'abbigliamento dell'uomo rimane per la maggior parte un abbigliamento molto conformista. Ci sono il cappotto, il trench, tessuti molto rigidi, abbastanza impostati. Okay? Lui vuole uscire un po' da questo schema. Ci sono tutti questi movimenti culturali che ti mostrano delle strade, per esempio gli hippie che prendono i parka militari nati per fare la guerra e, come dire, li usano per fare la pace. Esatto. E cominciano tutte queste serie di contaminazioni. Lui la prima cosa che vuole fare è togliere questo look così impostato e rigido, e infatti le prime sperimentazioni sono di lavaggio.
lavare, tingere, sovrattingere, così nasce il tinto capo in realtà, che è stato forse l'invenzione più grande che ha avuto Massimo e che ha veramente cambiato il look. Si capisce la portata, secondo me, che ha avuto CP Company in quegli anni, proprio perché è riuscita a cambiare completamente il look dell'uomo del tempo. Sono orgoglioso perché, insomma, mio padre stesso lo era quasi commosso quando gliel'hanno chiesta, perché Gianni Agnelli gli chiese di disegnare una Vespa nel 1990. Ho un progetto di là del 96, dove, ma ti dico, documenti, studi, eccetera, capo completamente custom, quindi il cliente va in negozio, c'è un computer. Immagina che, cioè, al tempo era tipo, sì, molto sì, sapeva sì, i colori lo schermo, capito? Sì. Il sistema produttivo era fatto in modo che ci fossero 3 tipi di busti, 6 tipi di maniche, le tasche, eccetera, e tu te lo montavi, te lo facevi come volevi al computer, tempo 3 settimane te lo mandavano a casa. Ci ha lavorato 6 mesi. Io, che ero un po' appassionato di computer al tempo, gli ho detto: guarda, secondo me è un po' difficile, infatti non ce l'ha mai fatta, però è quello che si sta facendo adesso. Non siamo arrivati ancora a quel punto, però, come dire, tutte le personalizzazioni, Nike Lab, Adidas, la stessa CP Club Spocolo, insomma, il mondo va in questa direzione. Sì. Questo è il minimo che io possa fare, cercare di fare conoscere il suo lavoro alle generazioni future, presenti e future. C'è tanto nella moda di oggi, c'è tanto che viene dal lavoro di mio padre, insomma, questo l'hanno detto, non lo dico io che non sono neanche un esperto, l'hanno detto persone molto più competenti di me. Mio padre comincia CP Company per vestire un uomo, diciamo, sofisticato, che voleva essere un po' diverso, che voleva avere questo look un pochino più, se vogliamo, blaseo. Gli va benissimo, funziona, trova assolutamente terreno fertile, ma come dire, il vero salto magari si è avuto quando marchio come Stone Island viene adottato dai Paninari. Mi guardo di recente un video, sono dei ragazzi dai 15 ai 18 che facevano un contest di outfit. Quanto costa il tuo outfit? Bravo, di fronte a One Block Down, certo, a Milano. Quindi me lo guardo, io che ho vissuto un po' degli anni 80, mi ha fatto una certa impressione. YouTube subito sotto, video correlati, Paninari 1986, lo faccio partire, uguale. Identico. Cioè, uguale. Piazza San Babila, il mio outfit, questo marchio costa così, eccetera. Cioè, ha fatto il giro, è esattamente, e questo spiega il successo di marchi come Stone Island, CP Company, al di là delle capacità indubbie delle persone che ci hanno lavorato, è proprio un ritorno culturale. Negli anni 80 l'abbigliamento era uno status symbol, perché se tu ti vestivi, se tu spendevi, si vedeva che spendevi, se tu non spendevi, si vedeva che non spendevi, cioè non c'erano delle possibilità che oggi ti offrono Zara, H&M, Uniqlo, fast fashion, di essere comunque, essere vestito bene e aver speso il giusto. Oh. Non c'era, cioè, se ti vestivi a Lupin si vedeva che ti vestivi a Lupin, punto. Quindi diventava stato simbolo. Poi sono arrivate tutte queste catene, quindi l'abbigliamento non lo è più stato, e il posto dello stato simbolo l'ha preso, secondo me, la tecnologia. Cioè, 10 anni fa avere un iPhone era, cioè, eri un dio in terra, c'avevi l'iPhone, ok? Ho detto l'iPhone per dire, però era la tecnologia, era quello che... Poi anche quello è andato a finire, perché è diventata una commodity. Te lo prendi a rate, te lo prendi col Canon. Puoi prenderlo comunque. Se lo vuoi, ce l'hanno, c'è tutti, esatto, più o meno. Okay. Esatto. E quindi dove si costruisce poi l'identità di una persona? È tornata questa cosa dei marchi. Legato al tema dell'abbigliamento militare da lavoro, c'è una cosa importante da dire. Mio padre era, anche in questo caso, abbastanza ossessionato da un po' il concetto espresso benissimo dalla Bauhaus, che era la forma segue la funzione. Cioè, non voleva disegnare delle cose belle, voleva delle cose utili o comode o in qualche modo funzionali.